Oraci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli di cui si possiede una copia originale. Questo video ricchissimo sarà imperdibile perché si tratta dell'ultimo TG Porro dell'anno. Ci sono un bel po' di notizie calde da coprire, quindi non c'è tempo da perdere. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Che significa? Lasciate un like, iscrivetevi se siete nuovi e datemi i soldi. Grazie gigantesco a Otaggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Non ne parliamo da un po', ma in questo periodo di saldi natalizi, l'Epic Game Store, come al solito, sta proponendo un bel po' di sconti e offerte e ogni giorno c'è un gioco gratis differente da riscattare. Adesso è il turno di Cat Quest, ma ricordatevi di tornare a controllare anche domani, stanno uscendo fuori delle chicchette niente male. Sony ha annunciato quali saranno i giochi del PlayStation Plus Essential del prossimo mese e diciamocelo, il 2024 parte col botto, almeno per il servizio in abbonamento di Sony. L'offerta sarà capitanata da A Plague Tale Requiem, un titolo che, nonostante il framerate scandaloso su PS5, ha rappresentato una delle più belle esperienze che questa next gen ci ha regalato fino ad ora. Poi ci sarà Evil West, un action cafonissimo, perfetto per essere inserito in un servizio del genere, e a chiudere il tutto ci pensa il bellissimo Nobody Saves the World, un action RPG di Drinkbox Studios, gli stessi di Guacamelee. I giochi saranno riscattabili a partire da martedì prossimo e per me si tratta di una selezione veramente imperdibile. Ora un piccolo avviso a tutti i poracci collezionisti. Vi segnalo che questa raccolta, Bill & Ted's Excellent Retro Collection, sarà rimossa da tutti gli store digitali entro il 1 gennaio 2024. I due giochi presenti in questa raccolta non sono certo da strapparsi i capelli, ma visto che la Retro Collection non si potrà più acquistare in digitale, allora la versione fisica ha tutte le carte in regola per diventare molto ricercata tra i collezionisti. Si tratta di un'edizione Limited Run Games, per ora si trova ancora a un prezzo strabordabile, fossi in voi ci farei un pensierino sopra, io l'ho preso. E visto che parliamo di collezionismo, ve ne ho già parlato nel canale Telegram delle offerte poracce, ma ve lo ricordo anche qua, sono aperti i pre-order per la Collector's Edition di Blasphemous 2. Il titolo è entrato nella top 10 dei miei giochi preferiti dell'anno e questa edizione da collezione è semplicemente mastodontica. Certo, il prezzo non è proprio da poracci, però è anche vero che la Collector's del primo Blasphemous è diventata molto ricercata tra i collezionisti. Io non dico altro. Comunque, ridendo e scherzando, lo sapete qual è il vero vincitore di questo 2023? Suika Game, un gioco diventato così virale negli ultimi mesi da essere stato comparato al fenomeno di Among Us nel 2020. Secondo i dati ufficiali di Nintendo Giappone, Suika Game è il titolo digitale più scaricato in assoluto su eShop in madrepatria e seguono dei veri e propri pezzi da 90 come Tears of the Kingdom, Mario Wonder e Pikmin 4. Ma in generale, il titolo ha raggiunto oltre 5 milioni di download globali in pochi mesi dalla sua pubblicazione. Un successo che mi fa sentire un po' a disagio. Io, davvero boomer, sto Suika Game non lo avevo mai sentito. Però sembra carino. E visto che si parla di boomerate, direttamente dal passato si riaffaccia sul mercato uno dei più grandi incubi di Nintendo, la R4. In realtà Mig Switch non ha nessuna affiliazione con la storica cartuccia magica dell'era DS, ma concettualmente è proprio la stessa cosa. Promette di far avviare, senza bisogno di alcun tipo di modifica, i backup dei giochi che si possiedono. Ora vi spiego meglio. Qualche giorno fa si è generato un casino assurdo intorno a questo video che mostrava un device in grado di far avviare, tramite un adattatore dello slot cartucce di Switch e una SD, le ROM dei giochi senza bisogno di alcuna apparente modifica o di firmware custom. Sono nati parecchi interrogativi da questo video e ora dei giornalisti sono riusciti a fare un po' di chiarezza sulla situazione, anche se molti dubbi rimangono aperti. Innanzitutto questo device si chiama Mig Switch e, come riporta il disclaimer che accoglie i visitatori del sito, questa periferica serve esclusivamente per il backup dei giochi di cui si è proprietari e i creatori non approvano assolutamente l'uso del device con ROM di giochi che non si possiedono. Ma proprio no, eh? Mig Switch a quanto pare funzionerà su tutti i modelli di Switch indipendentemente dal firmware installato e sembra che riesca a permettere anche il gioco online, ma ho seri dubbi su un'affermazione del genere. Il problema è che Mig Switch non sarà compatibile con i formati delle ROM più popolari e per creare le proprie copie di backup bisognerà o utilizzare una periferica aggiuntiva che svolgerà il ruolo di dumper oppure avere accesso a una Switch modificata e una app specifica che consenta un'operazione del genere. Quindi insomma la situazione si fa già più complicata rispetto a quello che era stato mostrato nel video e in più aggiungeteci che è confermato che il passaggio da una ROM all'altra su SD sarà possibile solo tramite la rimozione e inserimento della cartuccia nel
questo slot, che oltre ad essere abbastanza scomoda come pratica, rischia anche di danneggiare a lungo andare la console stessa. Le prime unità di MIG Switch saranno disponibili a partire da gennaio, ma non è chiaro quanto costerà questo apparecchio né se verrà venduta assieme al damper. Soprattutto immagino che Nintendo farà di tutto per opporsi alla diffusione di una soluzione del genere, che rischia di bucare definitivamente le ultime protezioni antipirateria rimaste in piedi su Switch. Non so, a me sembra proprio l'inizio della fine per la console ibrida. Nintendo ha sempre più interesse e urgenza a questo punto a declassare Nintendo Switch e passare definitivamente a una nuova generazione di console. Non trovate? Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto. Dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! E chiudiamo questo 2023 TG Porico con un rumor di quelli succosi che riaccendono la speranza dei gamer attempati. C'è infatti un po' di vociferare attorno alla possibile remaster dei primi tre storici e originali God of War. Ad aver dato via alle speculazioni, come spesso accade, è stato Nick Baker di Xbox Era, che ha deciso di toccarla pianissimo durante l'ultimo episodio del podcast, affermando di aver sentito che God of War riceverà una collection di remaster per PlayStation probabilmente nel 2024 o forse nel 2025. Questa dovrebbe contenere solo la trilogia originale senza prequel e spin-off. Va fatto notare che Baker non è il più affidabile degli insider e non di rado ha preso delle cantonate clamorose, soprattutto quando ha affrontato il tema della lineup PlayStation. Però ragioniamoci un attimo su. Santa Monica al momento ha messo un punto alla saga reboot di God of War con il DLC Valhalla, che tra l'altro sembra avvicinare molto il nuovo Kratos al suo passato da dio della guerra greco. Questo sarebbe il momento perfetto per rilanciare la prima trilogia e colmare anche un vuoto lasciato nella lineup. Inoltre spesso i primi titoli della saga vengono indicati come i giochi più streamati sul cloud del Plus, quindi c'è una grande richiesta per questi giochi. E anche giustamente aggiungerei, non so voi, ma se io dovessi scegliere preferirei tutta la vita i primi tre God of War numerati rispetto al nuovo corso che la serie ha intrapreso nel 2018. Siete d'accordo? E questo però c'è tutto per oggi, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo TG Poro che arriverà nel 2024. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sui catranquilli, ma soprattutto festeggiate duro. Io sono il Poro 2000, Michele 24, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!